una bella fede avete voi, dite di dedicar le vostre vite all'opera di Dio, e per essa vorreste fare tutto ciò che potete, ma la vostra indole non è cambiata. Parole di arroganza queste avete pronunciato, ma ciò che in realtà fate è pietoso. È come se aveste lingue e labbra in cielo, ma le vostre gambe lontane sulla terra. Le vostre parole, atti e fama sono in condizioni terribili. Credete di ottenere il diritto di entrare nella santa terra dell'opera di Dio, senza che metta alla prova i vostri atti e parole? C'è qualcuno in grado di ingannare gli occhi di Dio? Possono mai i vostri discorsi e gesti bassi sfuggire alla sua vista? La vostra reputazione ormai è distrutta, i vostri modi degradano, le parole sono scadenti, le vostre vite ripugnanti, la vostra umanità è scarsa, avete menti ristrette verso gli altri. Su ogni dettaglio mercanteggiate, litigate sul prestigio e la reputazione. Vi piacerebbe persino prendere la via dell'inferno, saltereste diritti dentro lo stagno di fuoco. I vostri atti e parole bastano a Dio per dirvi peccatori. Credete di ottenere il diritto di entrare nella santa terra dell'opera di Dio, senza che metta alla prova i vostri atti e parole? C'è qualcuno in grado di ingannare gli occhi di Dio? Possono mai i vostri discorsi e gesti bassi sfuggire alla sua vista? L'atteggiamento che avete per la sua opera, basta Dio a stabilire che siete tra gli iniqui, e la vostra indole è abbastanza per dire che siete anime sporche, piene d'infamia. Ciò che rivelate e fate può solo voler dire che beveste molto sangue di spiriti impuri. Quando si parla di entrare nel regno dei cieli, cercate di tener per voi i vostri sentimenti, sono i vostri modi adeguati a camminare nel regno di Dio. Credete di ottenere il diritto di entrare nella santa terra dell'opera di Dio, senza che metta alla prova i vostri atti e parole? C'è qualcuno in grado di ingannare gli occhi di Dio? Possono mai i vostri discorsi e gesti bassi sfuggire alla sua vista? Dio controlla i cuori di tutti con i suoi due occhi, perché prima di crear l'umanità, egli aveva stretto quei cuori nelle mani. Dio molto tempo fa vide attraverso il cuore dell'uomo come potrebbero dunque i pensieri di quel cuore sfuggire ai suoi occhi, e come potrebbero fare in tempo a sfuggire all'ardore del suo spirito.